siete pochi ma pochi ma buoni, buoni come il pane. Io sono qui solamente per una testimonianza tecnologica, nel senso che io ho scoperto il sito più cliccato d'Italia, che non è Facebook, non è Twitter, non è YouPorn. Questa cosa mi dispiace perché ci avevo messo tanto per farlo salire, però niente, il sito più cliccato d'Italia è YouAnswers, è il sito delle domande e delle risposte, ve lo spiego rapidamente. E, su questo sito ogni giorno 1 milione di italiani scrive i propri dubbi esistenziali e 1 altro milione gli risponde risolvendoli. Ce ne fosse uno normale. Se i problemi dell'Italia stanno qui, non c'è stata la fuga dei cervelli, c'è stata la transumanza. Allora, ci avremo due problemi in Italia, no? Senti il problema suo, questo è il sito, paro paro, problema suo che chiede a tutti noi per risolvere la sua vita. Cioè lui questa domanda risolve tutta la vita sua. La domanda è, cosa accade se mescolo uno yogurt scaduto ieri con uno che scade domani? Accade che sei deficiente, perché butti quello di ieri e butti quello... Ecco, stasera avremmo risposto bene, invece no, qui ci pensa il figlio di Zichichi. Pensa io. E gli risponde, senti, guarda che non accade niente. Però sbrigati a mangiarlo perché te scade oggi. Senti, gente malata mentale, senti. Aiutatemi, stasera esco con una brasiliana che ho conosciuto su questo sito. Il problema è che anche io mi sono presentato come un brasiliano, invece so De Frosinone. La domanda è, che dite, apprezzerà la sorpresa? E tu mi hai scritto sullo stesso sito? È chiaro che quella lo legge, no? E infatti chi ha risposto? Lei. Senti che dice. Oh, tranquillo, bello bello. Anch'io ho grossa sorpresa. Domanda psicologica. Ma se la vicina di casa mi suona la porta e mi chiede lo zucchero, secondo voi che cosa vuole veramente da me? Un zucchero! Guarda, ha suonato con un zucchero, vuole, no? Zucchero. Ti ha risposta. Dipende da vicina. La mia pesa 120 kg. Ieri mi ha suonato e mi ha chiesto una notte di fuoco. Gli ho dato lo zucchero. Ma se un uomo diabetico si lava col bagnoschiuma il cioccolato, la domanda è: può morire? Perché non mi dici tu abiti, vengo io? E te lo spiego. Un genio gli ha detto: ecco perché mia sorella è rimasta incinta al bagno schiuma a banana. Questa è la signora. Senti che dice. Perché quando faccio la cacca piango? Oh, la magia, la signora sulla tazza. Ma non stai bene, no? Due risposte. La prima, signora, perché il torrone prima va scartato. Ma poi a piangere. No, senti la seconda. No, quello è il momento del distacco che è sempre commovente. Aiuto ragazzi, mi sono accorta di avere un seno grande e uno piccolo. Che faccio? Chiamo un chirurgo? No, chiamo un gommista. Un genio, questo è genio. Gli ho detto, ma che chirurgo? Chiamami a me. Io ho una mano grande e una piccola. Qui tenetevi, gente è morta. Sul materasso d'acqua posso mettere la coperta elettrica? Materasso d'acqua metti la coperta elettrica. Allora chi voglio morire fai prima. Cioè se noi ci domandi posso morire noi ti rispondiamo? Sì. Ma non ce la dà sta soddisfazione. Lui sul materasso d'acqua metto una coperta elettrica. Ma il problema è che ha risposto uno dalla banda della Maiana. Ti ho detto se lo fa. Però ce deve il pigiama di gomma. Chiudo con una considerazione. Cioè quelli che scrivono su questo sito teoricamente sono gente normale, che hanno due braccia, due gambe, un busto, una testa, un cervello piccolo, piccolo e una faccia. E io la faccia di questo qui me la immagino così. Secondo voi nelle foreste le fate esistono?
secondo voi nelle foreste le fate le puoi avvicinare? Uno gli ha detto, nelle foreste sì, e sono tangenziale te chiedi i soldi. Grazie.